L'obiettivo di stasera, di questa convocazione dei candidati a sindaco. L'obiettivo è quello di metterli insieme e di cercare di capire quali sono i loro programmi a livello turistico. Quali sono invece le problematiche che avete sottolineato, prospettando, a loro, per po poter, diciamo, quindi giungere ad una risoluzione futura? Problematiche, già loro sanno quali potrebbero essere. In primis il centro storico. Il nostro centro storico è molto vasto, è molto grande, però non ha quell'importanza che hanno altri centri storici di altri paesi più importanti dei nostri. Non so, giusto per citare Martina Franca, che veramente è un bel centro storico, ma Safra non ha una politica anche di insediamento commerciale dal centro storico, per cui anche un piano di commercio che possa dare priorità al centro storico, beh, sarebbe già un bel passo avanti. Ma Safra è una manifestazione come il Carnevale che potrebbe portare tanto turismo. Sì, il Carnevale è una bella manifestazione, però purtroppo con le carenze strutturali è una manifestazione che se il tempo è clemente può considerarsi soltanto 2 giorni in un anno. E io ritengo che una manifestazione così importante, dove c'è un dispendio enorme di risorse umane e economiche, non possa soltanto essere sfruttata per 2 giorni l'anno, ma tutto l'anno, e quindi anche con un carnevale estivo, sempre che si facciano delle opere a livello strutturale. Una caratteristica importante di Massafra sono le gravine con le cripte bizantine che sono una punta di diamante per quanto riguarda tutto il territorio, sia italiano che anche europeo. Beh, certamente le gravine sono di primaria importanza. Questo è un territorio che comunque ci accomuna con Matera, con Palagianello, con Mottola, Ginosa, La Terza, quindi tutta questa fascia ionica. Non a caso è stato creato un brand, il territorio delle gravine, o meglio terra delle gravine, per cui bisogna continuare a promuovere questo brand qua, perché è un brand che accomuna tutti quanti. Il primo passo è stato anche il moltiplicarsi delle strutture di B&B a Massafra. Beh, questo è un fatto importante. Probabilmente se si nascessero ancora di più sarebbe una risorsa, perché non si è concorrenti. Questo lo possiamo benissimo dire, perché io faccio parte anche di B&B e associati, per cui lavorando in sinergie possiamo migliorare la nostra offerta e lavorare sempre di più. Quindi ben vengono altri posti letto, perché non è che la figura turistica di Massafra possa essere soltanto rappresentata da 50 o 100 posti letto. Turismo si ragiona in modo molto molto più grande, per quello che può esprimere il territorio. Anni fa si è parlato di inserire Massafra in un itinerario religioso per quanto riguarda le bellezze delle cripte e delle chiese. Lei cosa ne pensa? Beh, certo, tutto ciò che può essere come vetrina, beh, può essere interessante. Non a caso abbiamo la Madonna della Scala, che è unica nel suo genere, una chiesa creata in un burrone. Beh, secondo me ben venga Massafra possa essere inserita in questo progetto qua. Mi nomino la vicepresidente di B&B Massafra, perché avete organizzato questo incontro stasera? L'associazione Bed and Breakfast Associati Massafra ormai opera da 3 anni abbondante sul territorio e cerca di riunire tutte quelle che sono le attività inerenti la micro ricettività, appunto i bed and breakfast o affittacamere sul territorio. L'incontro di stasera è nato in simbiosi con Confcommercio Taranto, di cui facciamo anche parte, proprio per andare a chiedere ai candidati sindaci tutte quelle che sono le loro, in primis quello che è il loro programma
per il quinquennio che si apprestano ad amministrare. E successivamente saranno poste delle domande sempre inerente al turismo su tutto quello che possono essere le prospettive, le problematiche che la città necessita proprio per poter affrontare la problematica turismo nel migliore dei modi. Questo è il motivo di questa serata. Massafra può contare sul turismo? Massafra ha le potenzialità, lo ripetiamo da sempre, ha tante potenzialità che può esplodere anche di turismo, però al tempo stesso ci sono meccanismi che frenano questo slancio, per cui noi abbiamo voluto questo incontro perché appunto vogliamo capire attraverso i loro programmi, le loro proposte, quelle che sono gli obiettivi da poter raggiungere, e anzi noi ci proponiamo come collaboratori della futura amministrazione proprio perché vogliamo interagire con loro e spiegare tutte quelle che sono le nostre necessità, che sono quelle necessità che carpiamo dai turisti quando sono presenti nelle nostre strutture. Quale potrebbe essere il primo obiettivo da sbloccare per rivitalizzare il centro storico? Il centro storico è abbastanza vasto a Massafra, ha una serie di problematiche legate all'urbanistica, legate alle infrastrutture primarie che possono essere in alcune zone le reti fognarie, perché addirittura manca, ma ci sono anche delle infrastrutture legate all'illuminazione, e poi a mio parere c'è da fare un progetto riguardante il piano dei colori della città storica, per cui queste sono le cose prioritarie. Poi ovviamente bisogna creare un brand per quello che è Massafra e quindi andare avanti su questa strada.